Giamila, come è avvenuto il tuo incontro con la danza orientale? È avvenuto per caso, come un po' tutte le cose belle che poi hanno un buon seguito. Lo dico sempre perché la mia musa è stata Shakira, come molti penso sono rimasti affascinati dai suoi movimenti, dal ritmo che riusciva a scandire con il suo corpo, e per caso mi sono avvicinata a questa danza. Ho sempre praticato danza da piccola, però le classiche danze che c'erano qui, ovviamente danza classica, ginnastica ritmica, e quella che è iniziata come una passione poi negli anni è diventato a tutti gli effetti il mio lavoro. E l'ho portata avanti con tanto impegno, tanti sacrifici, però devo dire che le soddisfazioni poi sono arrivate, perché sono riuscita a portare la mia danza anche al di fuori della Sicilia, al di fuori di Siracusa, ma anche al di fuori dell'Italia, perché ho fatto anche degli spettacoli in Giappone, prima del Covid ovviamente. Ora purtroppo questa pandemia ha sconvolto un po' tutti gli equilibri e il settore artistico. Quindi, sperando in una ripresa, io continuo a portare avanti la mia danza, cercando di coinvolgere tutte le donne di tutte le età, perché è una danza che ha tantissimi benefici per il corpo, per la mente. Io a partire dai 3 anni. Quindi c'è un'età per iniziare a danzare? Appena si riesce a camminare. Ah, ecco. Fino a quando si è in grado di farlo, quindi non c'è limite di età. La cosa bella è questa. Cioè il basco nella testa, picchi soffri, dice Becala, se tu ci puoi ero comune ci va a fare degli esercizi. Io sto e benissimo. Ci fai fare un pochettino di danza del ventre, che lui ne ha bisogno. Che poi, come avete visto nel video, si chiama danza del ventre, ma in realtà si muove tutto il corpo, perché ci sono degli stili, come appunto in una tranche del video, qui si muove proprio la testa in maniera molto vorticosa. Quello è uno dei tanti stili, questo, perché le danze arabe tipo marocchino che tunisino. Io sono stato sia in Marocco e nello specifico quella è danza del Golfo Persico, dove le donne sono totalmente coperte con tuniche tipo questa qui che io adesso utilizzo sopra l'abito di scena, e si muovono principalmente i capelli e la testa, perché è l'unica parte che queste donne hanno scoperta. A differenza degli altri stili delle danze tipicamente egiziane, in cui ci sono molte vibrazioni con l'addome, con il resto del corpo. Quindi è bella anche per questo, per la varietà. Adesso, ognuna trova il suo stile, diciamo. Adesso abbiamo una breve pausa, ma tornate, perché le sorprese mica sono finite, eh?